Stasera come SEL abbiamo spiegato le motivazioni per cui alla prossima competizione elettorale ci presentiamo con un nostro simbolo che si chiama l'altra lucera, lunetta sindaco, perché riteniamo in questo modo di aggregare tutti quelli che sostanzialmente oggi su cui pesa maggiormente la crisi economica e che la stanno pagando in prima persona. È una lista di sinistra diffusa, dove ci sono lavoratori, lavoratrici, disoccupati, pensionati, persone normali che provano a mettersi in gioco e a dare a cercare di cambiare un po' la situazione locale. Noi partiamo in una grave crisi, questa è la competizione elettorale che si colloca in una grave crisi occupazionale. Basti pensare che Lucera ha qualcosa come ad oggi, al 28 febbraio, 9.000 disoccupati, ha circa 4.009 disoccupati di lunga durata, cioè che da oltre 24 mesi non riescono a trovare lavoro. C'è una grave crisi della politica, basti pensare la quantità enorme di liste che si stanno realizzando per la prossima campagna elettorale. Sembra quasi che il 25 maggio sia una data per un concorso pubblico in cui debbano essere vinti 24 posti di lavoro. Allora, poiché non è questo, e poiché noi riteniamo che la politica è un'altra cosa, che la politica deve sfruttare le opportunità che oggi un governo regionale, un governo nazionale, l'Europa stessa potrebbe sviluppare, noi abbiamo bisogno di qualità della politica, riteniamo che sia giusto, che era giusto dire da subito qual è il consiglio comunale che si intendeva eleggere, perché quello noi riteniamo è solo un modo per impedire transumanze come si è avuto nel passato rispetto alla instabilità dei governi che si sono preceduti negli 8 anni. Noi riteniamo che, come l'altra lucera, in questi giorni possiamo dire la nostra rispetto a ciò che riguardano temi quali urbanistica e mobilità, sociale, diritti civili, politiche per il lavoro, politiche abitativi, politiche giovanili, politiche di genere. Noi saranno temi che metteremo e cercheremo di confrontare sia in piazza con i cittadini e proveremo a confrontarci attraverso i social network tipo Facebook, attraverso un gruppo specifico di discussione, per preparare il programma in modo definitivo da presentare poi il 25 di aprile, giorno ultimo per presentare la lista. Quindi noi ci mettiamo in gioco, proveremo a dire la nostra, proveremo ad alimentare il confronto con le persone, proveremo a immaginare un'altra politica con altri protagonisti e dove i cittadini effettivamente possono essere protagonisti per il loro futuro e perché effettivamente Lucera possa emergere da questa grave crisi e possano venire proposte significative per dare un futuro migliore ai cittadini lucerini.